Oggi, cari amici, voglio parlarvi di un personaggio estremamente importante sul piano umano, sul piano culturale e anche sul piano politico. Purtroppo di questo personaggio se ne parla poco. Si tratta di Ferdinando Palasciano, nato nel 1815 a Capua, vicino a Napoli. E aveva studiato, diciamo, da lettere, filosofia e poi, essendo molto portato agli studi, uscì da questo studio e divenne veterinario. E praticamente poi passò a diventare medico chirurgo. Ottenuta questa sua collocazione di chirurgo e questa laurea, entra come capitano, come ufficiale medico nello stato, appunto, nel governo allora dei Borboni, e si distinse per una particolarità. Essendo medico, egli non solo curava i feriti e gli ammalati, ma sovente, moltissime volte, curava anche i nemici che vedeva. Per la sua pietà umana, vedeva soffrire questi nemici feriti, alcuni addirittura riusciva a salvarsi, e di questo fatto venne accusato proprio dal suo governo, poiché lo accusarono di insubordinazione, dicendo: ma se tu curi un ferito che non è dei nostri, ma è un nemico, questo qui poi quando guarisce diventa poi di nuovo un nemico, quindi si frega due volte. Ma questo certamente non era il modo di ragionare di un medico, perché il medico prima deve curare, saranno poi gli altri a dire se o meno. Ecco. E per questa sua collocazione si pensava a una fucilazione, pensate. Purtroppo poi, dopo questa cosa, subentrò il re stesso Ferdinando, il quale commutò la pena a un anno di prigione. Quindi pensate, questo medico bravo, onesto, leale, altruista, si fece un bell'anno di prigionia per aver aiutato, diciamo, a salvare certi feriti, i nemici. E proprio per dimostrare questa sua collocazione, questo suo pensiero, scrive un libro nel quale lui specifica la sua volontà, il suo intendimento, che divenne poi la base, praticamente, delle regole e delle convenzioni di Ginevra, perché poi, a forza di dire queste cose, Palasciano influenzò altri medici, altre persone, e quindi queste notizie andarono anche poi fuori Italia e toccò ben 15 o 16 stati europei che aderirono a queste sue idee. E rappresentarono poi, appunto, praticamente diedero ai paesi europei impulso a questa idea di Palasciano, dalla quale poi subentrò la nascita più specifica della Croce Rossa. Ora, quando nasce la Croce Rossa in Svizzera, coloro che la imposero, diciamo, legalmente, siamo nel 1864, c'era anche Henri Dunant, il quale era un personaggio eclettico, sul quale alternate sono le affermazioni, che fosse stato praticamente una persona che politicamente stava un po' a destra, un po' a sinistra, pur di stare in piedi, una certa scorrettezza. E quando si fece la Croce Rossa, pare, e qui nascono delle divergenze storiche sul quale io stesso non ho potuto trovare una chiarezza totale e definitiva, pare che fosse il Dunant che non avesse chiamato in Svizzera il Palasciano, dandogli a lui, diciamo, quale era stato il capostipite, e quindi dandogli la paternità, ma perché se la voleva prendere lui? Questa è una voce che circola, ma un'altra voce che circola e che contraddice, che quindi assolve un po' il Dunant,
pare che fosse il governo proprio italiano che non voleva che, non so per quale motivo, non voleva che Palaciano andasse in Svizzera, ecco. E quindi, che lo rappresentasse certamente, e quindi questa sua esclusione fu per lui una spina veramente, un dolore morale, proprio lui che aveva fatto del bene, essere quasi condannato, dimenticato, scornato, non era una cosa bella. Malgrado questo suo rifiuto, malgrado non fosse stato sconosciuto, ebbe modo di conoscere Garibaldi. Giuseppe Garibaldi era un uomo anche lui molto attivo e tutto sommato appoggiava le idee di Palaciano. Il fatto che Garibaldi fosse anche un barricadero, si può dire, un patriota, ma comunque, pur nella guerra, aveva queste tendenze ad aiutare l'ammalato grave, il ferito, prima di farli morire, cerchiamo di tenerlo in vita, e divenne amico di Palaciano, tanto amico di cui a Napoli si conservano nelle diciamo, biblioteche diverse lettere cui si evidenzia questa amicizia con Garibaldi. Avvenne poi che un giorno, stesso Garibaldi, qualcheduno, qualche nemico gli sparò in una gamba vicino alla caviglia e lui si fece curare da un gruppo di amici, ma sempre sotto l'egida di Palasciano, il quale aveva detto ai medici: guardate che bisogna fare così, così e così, perché in questo modo riusciamo a salvargli la caviglia e quindi anche la gamba. E questa è una dimostrazione appunto di amicizia che lui aveva con Garibaldi. Sul piano politico, come voi sapete, Garibaldi era un po', la parola stessa garibaldino vuol dire che era un po', diciamo un po' leggermente di sinistra, poco, ma certamente non era della destra, non era cavouriano, ecco, non era liberale. Ecco. E lo stesso Palasciano, negli ultimi anni della sua vita, si appoggiò un po' a quel socialismo, quella specie di socialdemocrazia che c'era allora, e divenne addirittura senatore. Questa è la dimostrazione che anche sul piano sociale godeva di rispetto, di benevolenza, per tutto quello che aveva fatto e anche perché molti sapevano in fondo che il promotore della Croce Rossa era Palasciano. E io stesso che faccio chi vi parla, sono un capitano a riposo della Croce Rossa. E posso dirvi che noi rispettiamo moltissimo questo personaggio palasciano e non abbiamo ben chiaro, io stesso non ho ben chiaro, le motivazioni per cui sorsero queste problematiche. E cercherò poi, se posso, di andare un giorno a Napoli, se avrò occasione, se la salute mi accompagna, di approfondire queste problematiche, perché lì vicino a Capua, dove lui era nato, via dicendo, esiste un palazzone enorme, molto bello, di 5 piani, con una torre molto bella che era di proprietà di Palasciano. E Palasciano visse con la moglie parecchi anni prima di morire in questo palazzo, e nella torre faceva delle ricerche di cui noi non sappiamo esattamente le tematiche e gli argomenti di questa ricerca. Sappiamo però con dolore che gli ultimi anni della vita furono tristi e dolorosi per Palasciano, perché certi momenti aveva delle dimenticanze mentali e addirittura diceva che la moglie che gli era morta, lui attraverso una specie di demenza mentale, diceva di vedere lo spirito della moglie aleggiare in questo palazzo come fosse così un fantasma, ecco. Morì poi esattamente nel 1891, aveva 70 e pochi anni, quindi una vita. Purtroppo a volte il destino ripaga malamente coloro che invece si sono adoperati per il bene anche degli altri, della popolazione e in senso lato umanitario. Grazie dell'ascolto e au revoir.